Presidente Cefola, Barletta si prepara a ospitare il trofeo dei Tre Mari. Come state preparando questa manifestazione? Lo aspettiamo con tanto entusiasmo, perché vedere tanti giovani che si disputano questo torneo sia nel settore maschile che femminile è veramente un orgoglio per la città. Ci ripetiamo, perché l'anno scorso abbiamo avuto le finali nazionali da 14, quest'anno ospitiamo questo torneo a cui partecipano le migliori squadre delle regioni, appunto, che bagnate dai Tre Mari. Quindi parliamo della Campania, della Basilicata, del Molise, della Puglia e della Calabria. Questo torneo prevederà 8 squadre femminili e 8 squadre maschili, si giocherà in 4 strutture a Barletta. Sì, veramente è una manifestazione eccezionale, perché daremo, appunto, verranno attribuiti questi due trofei sia nel settore maschile che femminile, e per poterla organizzare c'è bisogno, appunto, dell'utilizzo di tutte le strutture a disposizione della nostra città. Quindi giocheremo su entrambi i palazzetti, il Borgia e il Marchiselli, e poi su due strutture scolastiche, la Ettore Fiera Mosca e il Liceo Scientifico. Si prospettano 2 giorni di grandi volley, l'AS di Volley Barletta, che ancora una volta si distingue nell'organizzazione di questi grandi eventi. Passando invece al bilancio della vostra squadra, come avete vissuto questa stagione 2014-2015? Quest'anno è stata una stagione estremamente positiva, perché abbiamo messo in campo una squadra di Serie C con tutte le ragazze ballettane, tutte giovani. Infatti è la squadra sicuramente la più giovane di questo campionato, tutte under 18, con l'innesto soltanto di un paio di ragazze esperte, appunto, che devono dare un po' di aiuto alle meno esperte. Poi abbiamo raggiunto anche traguardi importanti sia in prima divisione giovani, sia abbiamo raggiunto le semifinali provinciali sia under 16 che under 18, abbiamo anche siamo stati vice campioni under 14, vice campioni provinciali, e siamo andati alle semifinali regionali. E poi abbiamo anche la soddisfazione che molte delle nostre ragazze sono state selezionate sia quando c'è stata una selezione da parte dell'allenatore della nazionale italiana ad Andria, e poi abbiamo anche la soddisfazione di avere una nostra ragazza che proprio parteciperà nella rappresentativa di Bari, che ha vinto il trofeo delle province, e parlo di Martina Cucci, che appunto scenderà in campo nei colori, appunto, della presenza del Barese, ma che è una nostra atleta e di cui siamo soddisfatti di queste prestazioni da parte di questa atleta. Avete già stilato le tappe per la prossima stagione? Bene, adesso siamo impegnati nell'organizzazione di questo torneo. Sicuramente dopo ci metteremo a tavolino, ma sicuramente riproporremo la squadra di Serie C, chiaramente mettendo altre ragazze in campo, sempre del settore giovanile, quindi dell'under 16, e seguendo sempre questo obiettivo, l'obiettivo appunto di portare i giovani anche nelle categorie superiori. Anzi, la stessa Martina Cucci verrà subito messa in campo anche in Serie C, quindi penso che siamo una delle poche società in Puglia che mettiamo in campo in Serie C ragazze 14 anni, penso che sia un vero primato.